se quel chiodo è del Salvatore, la sinistra si aprì con un momento che si è confermato ancora una volta molto intenso, quello che anche ieri sera è ripartito dopo gli anni della pandemia, del rito liturgico, della preghiera, della posa del Cristo morto, disceso dalla croce all'interno dell'urna. Protagonista la rappresentazione del dolore della Madonna al seguito del corpo del figlio, con una processione che ha registrato una bella e sentita partecipazione popolare, con tutte le confraternite cittadine coinvolte, a partire da quelle della chiesa di San Leonardo e della chiesa della Beata Maria Vergine del Carmelo. La preghiera attorno al sacrificio del Figlio di Dio è stata seguita e osservata in silenzio dai presenti nella piazza del Calvario di Sciacca. La nostra emittente, che con il contributo dell'azienda Axacca Soccorso di Filippo Santander e Figli ha seguito i riti del Venerdì Santo, ha proposto la trasmissione in diretta dei due momenti, quello antimeridiano e quello serale, ottenendo significativi riscontri anche stamattina, con testimonianze telefoniche di apprezzamento che abbiamo ricevuto non solo da diverse delle località delle sei province che raggiungiamo attraverso il digitale terrestre televisivo, ma anche dai tanti saccenzi che risiedono in Italia e all'estero e che hanno potuto ricevere la trasmissione in streaming su altri tre canali, ovvero sia attraverso la nostra pagina internet, attraverso l'app RMK Shack, attraverso la nostra pagina Facebook, con migliaia di collegamenti registrati. Abbiamo voluto realizzare questo servizio a beneficio delle tante persone che purtroppo e per varie ragioni non potevano uscire di casa, soprattutto i soggetti più anziani e fragili. Domani, Pasqua di Resurrezione, riprenderemo il tradizionale rito dell'incontro tra Maria, Gesù e San Michele Arcangelo, che si terrà in piazza Gerardo Noceto, ma che vi proporremo nella giornata di martedì dopo Pasquetta.